cosa possono vedere, conoscere gli inviperiti in questa mostra. Beh, tanto possono vedere il Caravaggio Ecce Homo, prestato dai Musei di Strada Nuova, che è l'unico Caravaggio in Liguria. E su quest'opera è stata costruita la mostra, su questo prestito, con una serie di richiami, di confronti. E in catalogo c'è un approfondimento importante perché pensate che qualcuno pensa ancora che questo capolavoro non sia di Caravaggio. Io ne sono convinta, cerco di dimostrarlo in tutti i modi, ovviamente con lo studio e con tutti gli strumenti che si possono avere oggi a disposizione, quindi riflettografie, radiografie, macrofotografie che sono state fatte in un restauro di diversi anni fa, ma che mai fino adesso erano state approfondite e studiate. Questo è Caravaggio, dipinto esattamente come dipingeva lui, usa la sua caratteristica di tecnica pittorica, probabilmente dipinto intorno al 1609 quando era in Sicilia e poi è arrivato a Genova. E tutti noi sappiamo che Caravaggio amava i bui, il nero. Secondo lei poteva essere un grande bevitore di caffè? Ma non solo caffè, beveva credo di tutto, è un grande frequentatore dei locali notturni, certamente è un uomo notturno, lo sappiamo anche dalle sue malefatte, insomma non era solo un pittore, era anche un disgraziato, ma questo suo carattere così irruento, così violento, così contrastato, si riflette esattamente nelle sue opere, dove troviamo questa violenza, questi contrasti, luce e ombra, questi bui da cui emergono le figure, un po' come in una apparizione teatrale. E quindi, per concludere l'intervista, si può dire, oltre a Ecce Homo, Ecce Caffè. Ecce caffè.